Finalmente l'attesissima rubrica Impariamo a dipingere con Colombino. Ecco noi il nostro Colombino che oggi ci presenterà il suo primo modello da dipingere. Bene, abbiamo qua il ammiraglio della flotta delle arche nere degli elfi oscuri, che adesso si chiamano in un altro modo. Si chiamano Scourge Privateers. Colombino, permettimi una domanda. Perché ci sono dei pezzi staccati da quella miniatura? E soprattutto, quella miniatura perché non ha una gamba di legno? Perché ho fatto io una mia modifica. Spiegaci, diciamo, le tue modifiche. Gira solo il modello, ma lascialo sul posto così tutti lo possono osservare. Ecco. Si vede così? Sì, cioè, non capiamo perché hai lasciato... È stata una volontà artistica quella di lasciargli la staffa del cavallo. No, tirate via. Ma soprattutto, Colombino, perché prima avevi incollato lo scudo e adesso l'hai scollato? Perché effettivamente ho pensato che non da sarebbe solo. Stato molto facile di dipingere. In autonomia, ovviamente, certo. Nessuno gli ha consigliato ovviamente questa cosa. La parte che stava dietro lo scudo. Comunque mi confermi, nessuno ti ha percosso dopo che l'hai fatto. No. Ok. Quindi, spiegaci perché invece si è staccato il ciuffo del... Anche quello... Ci hai messo il patafix? Sì, ho messo il patafix per fissarlo. Adesso l'ho tolto perché... Cos'è il patafix? Cos'è il patafix? Il patafix in pratica. Ok, questo. Questo è il patafix. Si può usare, anzi, cioè io lo uso principalmente per tenere fissi dei pezzi senza doverli incollare con la colla in maniera definitiva. Quindi lo consigli? Sì. È pericoloso? No, è pericoloso. Di cos'è fatto? È una sostanza chimica che è un po' appiccicosa. La posso mangiare? Simile al pollo. Quindi è pericoloso. Sì, se uno vuole mangiarle è pericoloso. Quindi potete appiccicarci dei pezzi di miniature, ma non potete mangiarlo. Esatto, questo diciamolo. Perché... Grazie. Ok, vabbè. Quindi diciamo, ora che il pezzo è stato assemblato... Okay. Quindi il patafix abbiamo capito. Il pezzo è stato assemblato in qualche modo. Sì. In qualche modo. No, abbiamo rimosso lo scudo e il ciuffo perché erano d'intralcio. Che verranno dipinti a parte e poi rincollate. Assolutamente. Cos'è il primo passo in assoluto da effettuare sulla nostra miniatura? Allora, ipotizzando che la miniatura sia, cioè, sia finita, nel senso non ci sia da fare qualche ritocco di qualche tipo, cosa che probabilmente non è vero, però vabbè, per il momento ci accontentiamo di questo, diamo il primer sulla miniatura, okay. Cioè con lo spray gli diamo una prima stesura di colore che è molto coprente e serve per fare da base per tutto il resto delle operazioni che vogliamo fare sul, okay, quindi, sul nostro modello. In questo caso cosa utilizziamo per il primer? Utilizziamo lo spray GV, okay, di Chaos Black. Sì. Okay. Il nero è una delle migliori basi perché ti lascia già le ombre. Se non vai a dipingere in una zona in cui... Sì, diciamo, si vedono meno gli errori. Si vedono di meno gli errori perché comunque il nero fa ombre. Però diciamo che se uno è un po' più esperto, magari anche magari la base di bianco... Una base bianca, sì, tipo questa, falla vedere, Colombino. Questa è la base un po' per gli esperti, il bianco, esatto. Che non assolutamente evitiamo. Per il momento evitiamo la base bianca. Anche perché abbiamo detto che vogliamo dipingere l'armatura di nero. Quindi nero con dei riflessi. Evitiamo di usare il bianco. Evitiamo di usare il bianco perché sarebbe un po' troppo. Quindi spiegaci un po', esatto. Allora, il background di questo modello. Perché non possiamo dipingere un modello. L'ammiraglio dell'arca nera. Sì, no, nel senso, cosa rappresenta questo modello per te? Perché non è che possiamo dipingere i modelli così a casaccio. Cioè, devo spiegare la storia di questo modello. Perché quello sì, per te. Non so. A chi l'hai rubato? A nessuno, io l'avevo comprato. Non l'hai ancora dato via, questa è una cosa importante. No, perché io penso sia un bel modello e mi piace. Prima o poi ho detto mi piacerà di più. Prima o poi lo dipingerò. Ok, va bene. È arrivato il poi. Questa cosa noi utilizzeremo questo primer qua. Ok, fallo vedere, nero, quindi più semplice. Ma stiamo discutendo di come dipingere il nostro modello. Okay. Perché non è che dobbiamo partire con un'idea. Quindi il primer si sceglie in base a che colori vogliamo iniziare a dare alla miniatura. Sì, quindi, certo. Abbiamo detto visto che vogliamo fare un'armatura scura, nera con dei riflessi, la base viola, tendenzialmente la base sarà nera perché okay. Comunque fare il nero sul bianco non è proprio il massimo, non ha molto anche senso. Viceversa non è molto vabbè, facile dipende però. Dalle situazioni, però in questo caso poi come descrivici un po' tutti i vari colori del modello. Volevo farla di un colore tipo panna con un po' rosastro perché comunque sarebbe la pelle del drago marino. Se vogliamo interpretarlo così lo fai di questo colore qua. Poi abbiamo la spada e
la cotta di maglia che si trova qua. Poi cosa abbiamo ancora? Vabbè, la faccia ovviamente la facciamo di color pelle, poverino. Mm-hmm. Magari un po' smorta, perché le più scure sono un po' più chiare di carnagione rispetto agli altri, no? Mm-hmm. Ci può stare. I capelli io avrei voluto farli bianchi. Sì. Ci può stare. Ok, va bene, quindi adesso la cosa importante è come si spraya. Come facciamo, come mettiamo il primer. Ok, quindi dobbiamo agitare. Certo, sì, ovviamente. Per un po' di tempo. E colpire, no. Cosa? Agitare e colpire. Colpire, chi devi colpire? Nessuno. Vabbè, siamo a certa distanza mentre spraiamo. Sì, ma non devi sprayare qua dentro. Non spraiamo adesso. Adesso spieghiamo come va fatto. Diciamo, non si spraya al chiuso. Non si spraya. Soprattutto non si spraya sulle persone, vero Colombino? Però no. Ecco. Sarebbe bene anche usare magari una scatola e metterla per così. Che già stai facendo? Una scatola messa per così. Una scatola strana, dove la troviamo una scatola fatta così? Ma è una scatola tonda? No, una scatola quadrata, parallelepipedoidale, e la si gira per così. Cioè? Ma... cioè, non ho capito bene come la giri. Datemi una scatola, non ce l'avete. No, non c'è una scatola. Non abbiamo una scatola. Non c'è una scatola. Non la si tiene dritta, ma la si gira. In verticale. Esatto, in verticale. In questo modo nella direzione in cui si spraya si va a prendere il cartone. Ok. I residui di colore che andrebbero in giro col vento, magari sporcherebbero in giro, vanno sul cartone. Chiedo scusa, ma io ho una scatola quadrata completamente cubica, quindi qual è la parte alta? Colombino, come facciamo quindi con una scatola cubica? Decidere tu. A scelta, quindi. A scelta. Se è cubica. Se è cubica, a scelta, se no va girata. Nella parte più lunga, in verticale, sì. Ma se io ho 10 modelli e li metto per il lungo, vale la pena metterla verticale o la posso mettere orizzontale? Meglio mettere orizzontale. In quel caso, quindi cioè, ci devi... in generale uno la mette orizzontale. Posso usare anche la scatola del Pandoro? Sì, ma in verticale o orizzontale? Questa è una bella domanda. In orizzontale, a caso. No, perché mi sembra più comodo. Ma quindi è una cosa che va a gusto? Va a gusto, sì, va un po' a gusto. Va a gusto, va bene. Vabbè, insomma, usate una scatola. Anche ad Augusto. Va ad Augusto. In qualche modo vi ingegnate con una scatola, lo spray, qualcosa. Ma io ho una scatola W, come la metto? come la metto? Quella è difficile, quella è veramente... ci vuole un'arte. Non ci vuole l'arte, ok. Va bene. Quindi siamo pronti a sprayare, a dare la base al modello. Che è la cosa fondamentale. Quindi noi diamo la base, sprayiamo il modello e poi cosa facciamo? Cominciamo a dipingere, diamo i colori no, base. No, e no. Cosa no? Dopo aver dato la base al modello, cosa fai? Aspettiamo che si asciughi. E chiaramente. Tu dai per scontato cose che non bisogna dare per scontato, perché se uno inizia a fare... Allora, io ho detto all'inizio che non so niente, so quasi niente. Okay, non so, però bisogna aspettare che si asciughi. Sì, certo, perché sennò viene fuori una schifezza. Perfetto, quindi adesso andiamo a sprayare. Sì. Fare in modo che avesse un'altra gamba. Faccela vedere però questa modifica. No, devi lasciarlo lì. Lo lascio qua e lo zoomi. Allora, sì. La staffa del cavallo. No, tirate via. Ma se fai così non lo vede nessuno. Bravo Colombino. Adesso aspettiamo che asciughi un attimo. Ok, esatto. Ragazzi, se vi interrompo, avete una telefonata in studio. Chiede un certo se è disposto a barattarlo o paravenderlo. Rispondimi che preferisco... buttarlo nella cosa più piuttosto. Ok, riferisco. Riferisca. Mi sembra che il nostro buon Colombino sia riuscito a fare un buon lavoro.